l'immigrazione di massa a cui stiamo assistendo giova al potere, ai signori della mondializzazione capitalistica, perché serve a fare in modo che il conflitto resti proiettato nell'orizzontalità del conflitto fra servi, tra disoccupati italiani e disoccupati migranti, e non salga mai verso l'alto, cioè verso i signori stessi del mondialismo e della finanza. Calergi, considerato il pioniere dell'integrazione europea, scrisse un libro nel 1923 che si chiamava Paneuropa, dando vita al movimento paneuropeo. Lui aveva in mente un'idea di Stato, enorme Stato, nazione che sostituisse la democrazia con un'aristocrazia illuminata. Sentite che cosa scrisse. L'uomo del futuro sarà di razza mista. Le razze e le classi di oggi gradualmente scompariranno e ci sarà un'unica razza, euroasiatico-negroide, simile in apparenza agli antichi egizi, che sostituirà i popoli con gli individui. Ci vuole un atto di fede qua. Addirittura. Che cos'è questo piano Calergi, perché se ne parla tanto in rete? La migrazione sostitutiva di rimpiazzo dei popoli, cioè i migranti al posto dei popoli europei, per sostenere il calo demografico. La migrazione come deportazione di massa oggi in atto serve esattamente a imporre un nuovo profilo antropologico, quello dell'homo migrans, del disoccupato. Io proprio me ne sbatto degli immigrati, ne arrivino quanti ne vogliono. C'ho 74 anni, fra qualche anno sarò morto. Beh, ma no. Che cazzo me ne fonte a me degli immigrati? Ma che cazzo me ne frega? Il problema riguarda il popolo. Le persone hanno paura. Ma dimmi te se questi si devono vestire come Assiro Babilonesi. Mi sento preso per il culo, scusa, eh. Bisogna sempre contro la minoranza, a me non mi sta bene che no. I migranti, proprio come i nostri giovani, sono precari, non occupano un posto fisso, sono costretti a essere delocalizzati, spostati secondo i flussi del capitale e dei suoi movimenti sradicanti. Il reato di immigrazione clandestina è un reato stupido. Per la Lega Nord, però, il reato di clandestinità deve restare. Io dissi, ma perché non andate a vedere in America e poi decidete? E così fecero, tornarono, mi chiamarono e dissero: vai indietro di un paio di passi e letteralmente cacati in faccia! Fazzo di merda! Schiaffi prendi, vuoi vedere? Fammelo vedere, fazzo di merda! Zitto! Queste sono minacce! Zitto! Comunista di merda! Fascio di merda! Cane randagio! Fazzo di merda! Oh! Basta! Ci scusiamo con i nostri amici bambini telespettatori che sicuramente sono in ascolto, questi sono i problemi della diretta, ma non ci preoccupiamo, andiamo avanti signori, occasioni magnifiche, chiamate, avanti, che dici, ci sono, ho capito, aggiustiamola però, aggiustiamo questo centralino, allora però eccola qua, allora chi c'è adesso in linea? Nostradamus. Stando di notte nel segreto raccoglimento, solo seduto sul tripode di rame, esigua fiamma che esce dalla solitudine, fa proferire ciò cui credere non è vano. Le profezie di Nostradamus. È la prima delle 942 quartine raggruppate in 10 centurie.